Questo è un punto tramezzo e ho realizzato dei bracciali fermandoli con una perla nella parte finale e un piccolo occhiello dall'altra parte. È molto semplice. Vediamo come si fa. Per realizzare questi bracciali ho utilizzato un filato di seta. Molto lucente, molto vivo come colori. Come iniziare il lavoro? 12 catenelle chiuse a cerchio con un punto bassissimo. E chiudo. All'interno del cerchietto 12 punti bassi, cercando di nascondere il filo. Il primo punto basso lo sostituisco con una catenella e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Giro il lavoro questo giro sarà dato da punti alti e catenelle. Su ogni maglia bassa eseguo un punto alto, una catenella. Il primo punto alto lo sostituisco con 3 catenelle. 1, 2, 3. Ed è il mio primo punto alto, una catenella, e vado ad eseguire il punto alto nella maglia successiva. Una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. Catenella. Punto alto. E l'ultimo punto alto. Questo è il risultato. E giro il lavoro. All'interno di questo spazio, di questi archetti che si sono formati, andrò a eseguire due maglie basse. 1, 2, 1, 2 e così via.
Ho eseguito la prima curva, il primo semicerchio. Ora bisogna proseguire con un altro semicerchio. Quindi, partendo sempre da qui, eseguo 12 catenelle e chiudo a cerchio come ho fatto prima con una maglia bassissima. Catenelle, vado a puntare nella prima, eseguo una maglia bassissima, giro, proseguo con, come ho fatto prima, con 12 maglie basse all'interno del cerchio. La prima è sempre sostituita da una catenella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Giro. Ed eseguo il giro di maglia alta, catenella, maglia alta e catenella fino alla fine del giro. Sostituisco la prima maglia alta con 3 catenelle, una catenella, maglia alta nella successiva maglia bassa, catenella e così via. Eseguito questo secondo modulo, mi vado ad attaccare al primo con una maglia bassissima. Quindi in questo modo. Devo finire il modulo eseguendo due maglie basse all'interno di ogni archetto, come abbiamo fatto per il primo modulo. Quindi giro, ed eseguo due maglie basse all'interno di ogni archetto.
finisco qua. Certo, questo risulta molto più grande perché comunque il filato è molto più spesso. Questo è un punto tramezzo, viene utilizzato per abbellire delle tende, delle tovaglie, però è grazioso utilizzato anche come bracciale. La parte centrale, qui al momento, è vuota. Possiamo inserire, far passare un nastrino colorato o si può anche realizzare un cordino all'uncinetto e andarlo ad inserire alternando all'interno di questo spazio, inserendo il nastrino, passando così su e giù, su e giù. I moduli da realizzare saranno tanti quanti formeranno il giro del polso. Si andrà a realizzare un anellino in punta e fissare una perla alla fine del lavoro. Questo servirà da chiusura. Punto è abbastanza semplice, è una ripetizione di un modulo che parte da 12 catenelle chiuse a cerchio, 12 maglie basse all'interno del cerchio. Sulle 12 maglie basse andiamo a realizzare 12 maglie alte alternando una catenella centrale tra l'una e l'altra. Su ogni maglia bassa una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella. Finito il primo modulo si torna indietro realizzando 2 maglie basse all'interno di ogni archetto. Si parte poi alla fine del primo modulo di nuovo con 12 catenelle chiuse a cerchio e si ripete sempre il modulo come ti ho fatto vedere. È semplicissimo, non devi prendere misure particolari, termini il lavoro quando hai realizzato il giro del polso o se decidi di utilizzarlo come un vero e proprio tramezzo per tutta la lunghezza dove lo vorrai mettere, che sarà una tovaglia, una tenda o qualsiasi, un vestito, rifinire una camicetta, una maglietta. È un tramezzo molto molto carino. Con questo è tutto, ti ringrazio, ciao, a presto.